Ma buongiorno, buongiorno. Vabbè. Tanto già immagino i dolcetti che ti sei mangiato. Senti, è il sogno bellissimo. No, sicuramente la bimba era tua. Io sono lo zio, e immagino, no? Come sarà? Vabbè, ma non mettiamo, come si dice, il carro davanti ai buoi. Aspettiamo, aspettiamo. Quando arriverà, sicuramente. Va bene? Io zio. Ah, bello. Va bene. Senti. Mo, gli ho detto all'Anto, ho detto fai una chiamata a Ciccio, vedi se riesce a dirti come mai questa situazione che non riesce a parlare ancora il babbo, ancora per caso ha qualche notizia in più. Vediamo un po' se riesce a dirci qualcosa. Beh, mo dopo verso le 10 chiamerà e vediamo se sta qua, se può richiamarla, insomma. No, stamattina doveva chiamare. E sì, cuore, così cerchiamo di capire questo problema, soprattutto della voce, che lui non parla. Vabbè, e poi anche il fatto che non riesce più a scrivere neanche un messaggio. Perché fino a mo', tutto sommato, riusciva a scrivere qualcosa. Adesso neanche quello. Vediamo un po', cerchiamo di approfondire un po' e di capire di più, insomma. Dipende da Ciccio se ha informazioni e soprattutto se è autorizzato a darci informazioni. Questo capello alzato stamattina. E niente, cuore, mo ho fatto colazione, mo vado a farmi un caffè. Eh sì, poi vado, stamattina andiamo. Ti saluto il Miulle, e se andiamo a fare un'altra medicazione stamattina. Eh sì, l'appuntamento era alle 8:30, cuore, però alle 8:30, l'altra volta quando siamo andati, stavano tutte le persone prima. Quindi va a finire che arriva alle 8:30 e alla fine te ne vai sempre a quell'ora. Quindi arrivato a questo punto, ho detto a nonno, ho detto ce ne andiamo tranquillamente, un orario più tranquillo e basta. Sì, anche perché poi stamattina quando rientro ho da fare un bel po' di cose. Babbo, da. Oh, che cazzo è una zanzara, una mosca, non ho capito ancora. Babbo, cuore mio, dai. E allora, andiamo a lavorare, mi raccomando, eh. Lavora, lavora, tanto Luca, azzo, sicuramente oggi ti farà scattare nuovamente in previsione della domenica, quindi sicuramente oggi si lavora sodo. Va bene? Cuore, mi vado a sbrigare, ci sentiamo dopo, ok? Dopo ti faccio il video del Miulli, dai. Vabbè, non è che dobbiamo andare sempre a sto Miulli, cioè, ce ne dobbiamo proprio andare a questi ospedali. Però, dai, fino a quando non esci, dai. Ok? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio. Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio. Ciao.